cosa pensano in Serbia della possibilità di entrare a far parte dell'Unione Europea? Quali i vantaggi o gli svantaggi di un'eventuale adesione formale? Euronews lo ha chiesto agli abitanti di Caniza, un comune di 25.000 abitanti in prevalenza di origine ungherese. Per molti significherebbe salari più alti e soprattutto qualche chance in più per i giovani che altrimenti lascerebbero il paese in cerca di un futuro migliore. Il problema più grande per le persone che vivono sul lato serbo del confine è che se vogliono raggiungere la città più vicina in Ungheria devono fare la fila per diverse ore qui al valico di frontiera di Orgos. Questo ragazzo vive sul lato ungherese del confine, ma ogni giorno lo attraversa per andare a lavorare. Sarebbe molto meglio per i clienti, spiega, perché trasferire denaro dalla Serbia all'Ungheria costa una fortuna. Se la Serbia fosse un membro dell'Unione Europea sarebbe molto più economico e più facile. Ci racconta che al confine a volte si aspettano anche 4-5 ore in fila e se la Serbia fosse nell'Unione Europea sarebbe tutto molto più veloce. Per qualcun altro l'adesione significherebbe anche e soprattutto salari più alti. Lo sostiene quest'uomo, impiegato anche lui in una ditta in Ungheria. Lavoro lì solo per i soldi, racconta. I salari fuori di qui sono alti il doppio. Potrei rinunciare anche ad avere un appartamento e viaggerei ogni giorno. Sarebbe tutto molto più facile.